Allora, oggi vi faccio un video facendovi vedere con cosa giocavo quando ero bambina. Ecco, sono riuscita a ritrovarli. Probabilmente qualcuno se li ricorda, qualcuno che ha la mia età se li ricorda. Erano praticamente questi cosi, ecco, queste scatole apribili di Mighty Max, che era questa specie di piccolo bambino, ecco, una specie di ometto in miniatura. Che praticamente doveva, cioè praticamente viveva, ecco, era praticamente messo dentro queste scatolette apribili, che contenevano praticamente tutti degli scenari horror, ecco, soprattutto horror. E praticamente erano delle, diciamo, queste specie di scatole piene di, c'erano un po' tutte queste cose che si muovevano, tipo trabocchetti. Vedete? E probabilmente qualcuno se lo ricorda. Tra l'altro, di questo tipo di gioco c'era anche la versione, diciamo, più per bambine, perché questi ovviamente erano pensati per i bambini, ecco, vabbè, io ci giocavo, però vabbè. C'erano anche la versione, diciamo, femminile, che era il Polly Pocket, che era appunto la versione per bambine, che praticamente erano sempre delle scatole con dentro questa bambina minuscola. Ecco, qui c'è il bambino Mighty Max. Nella cosa di Polly Pocket invece era una bambina. E praticamente niente, questo bambino qui, o comunque nelle versioni femminili, per quelli appunto Polly Pocket, che avevano degli scenari più che altro domestici o comunque tipo i negozi, cioè mi ricordo che erano appunto degli scenari completamente diversi. C'erano un po' tutti questi personaggini dentro e tu praticamente facevi interagire, ad esempio questo c'era praticamente il drago, vedete? E praticamente facevi interagire il personaggino qui, come vedete, minuscolo. Sugli scenari, ecco, io ad esempio, cioè, lo facevo camminare tipo sulle rocce, vedete qui, lo potevi piazzare praticamente ovunque. E praticamente secondo me erano un gioco geniale. Ad esempio, in questo, vedete, c'era addirittura qui c'erano delle cose disegnate. Ad esempio, qui vedete l'acido, per dire, l'acido muriatico che ha sciolto lo scheletro, per dire, cioè erano veramente fantastici queste scatole, ecco, chiamiamole così, questi giochi scatola. E il mio preferito ovviamente era il ragno, anziché è stato il primo che ho preso. Peraltro in realtà non li avevo tutti, perché mi pare che me ne mancavano due o tre per completare la collezione. Adesso, beh, tra l'altro questi qua adesso li vedete, ma ho perso comunque personaggi, perché c'erano dentro anche comunque dei personaggi vari. Quelli comunque non so più che fine abbiano fatto. Per dire, come vedete, io ci giocavo ore e ore con questi cosi. Cioè, mi ricordo con questo personaggino qui stavo sempre qua a farlo saltare da tutte le parti. E secondo me era un gioco veramente, veramente interessante. E ripeto, avevo anche Polly Pocket, che era la versione pensata per bambine. Ecco, più che altro erano queste cose. Sempre questi scenari qui, ovviamente non horror, però appunto, come ho detto, con cose tipo la casa piuttosto che, mi pare, il centro commerciale, del tipo che c'erano tutti i vari negozi e tu facevi passare Polly Pocket in tutti i negozi. Avevo anche quelli di Polly Pocket, che peraltro erano pensati anche come gioielli, nel senso che erano tipo anche più piccoli, tipo dei medaglioni, si potevano anche indossare, li portavi al collo. Però Polly Pocket non mi piaceva come poi mi piaceva Mighty Max, quindi effettivamente ne avevo molti di più di, ecco, avevo più, cioè ci giocavo più con Mighty Max che non con Polly Pocket. Come vedete, questo qua ad esempio aveva l'ambientazione delle tipo mummia, infatti mi pare che ci fosse dentro il personaggio della mummia. E vedete qui, mummie e serpenti, ecco, insomma, come vedete, era un gioco veramente. No, beh, magari oggigiorno i bambini di adesso lo troverebbero noioso, perché vedo che i bambini di adesso sono già lì con lo smartphone, per dire, mi capita di vederli. Però, come vedete, cioè, come gioco, cioè, per i bambini degli anni 90, secondo me è stato uno dei giochi più belli, insieme alla fabbrica dei mostri. Ecco, forse qualcuno se lo ricorderà. Poi io da piccola giocavo principalmente con queste cose pensate per i bambini, più che non per le bambine. Però, come vedete, insomma, era una cosa veramente geniale, secondo me, nella sua semplicità, perché ripeto, magari oggigiorno un bambino di adesso lo troverebbe anche noioso.
Però nella sua semplicità, secondo me, era geniale. Ecco, io ci giocavo veramente ore e ore. Facevo saltare il personaggino, lo facevo saltare da tutte le parti. Tipo lo mettevo, facevo finta appunto che fosse ingabbiato, vedete, lo facevo saltare sul ragno. Qui ad esempio lo potevi mettere e poi praticamente giravi, come vedete. Insomma, erano uno dei miei giochi preferiti, ripeto, ci passavo veramente ore e ore a far saltare questo personaggino da tutte le parti. Niente, allora, spero che come video vi sia piaciuto. Magari fatemi sapere se ve lo ricordate. Se avete la mia età, probabilmente ve lo ricordate. Fatemi un po' sapere che ne pensate. Ecco, che se vi ha fatto piacere, ecco, immaginarlo, ecco, rivederli magari a distanza di tanti anni, se li avete conservati, se ci giocavate e poi magari li avete buttati via quando siete cresciuti. Fatemi un po' sapere che ne pensate, se è qualcosa cioè, se avete memoria, innanzitutto se ci giocavate, quali avevate, perché ripeto, a me mi mancava, mi pare, quello del robot di ghiaccio, mi pare, ce n'era uno tutto blu con questa specie di robot, mi pare, perché erano 5 o 6 le ambientazioni. E niente, dai, direi di avervi detto un po' tutto quello che volevo dirvi. Io ci giocavo veramente tanto con Mighty Max. Più che non, ripeto, più che non Polly Pocket, comunque ci giocavo anche con Polly Pocket, però già di meno, già di meno. Tra l'altro poi avevo qui anche una specie di casa, sempre, non era propriamente della Polly Pocket Official, era più una specie di clone, ecco, di Polly Pocket. Avevo praticamente qui questa specie di casa apribile, a forma di zucca, davvero molto bella, ho fatto la deficientata di buttarla via. Se no l'avrei tenuta, ve l'avrei fatta vedere, che era praticamente questa specie di zucca, a forma di zucca, tu la aprivi e c'era praticamente dentro tutta questa casetta in miniatura, con dentro questi personaggini piccoli e tu li facevi praticamente saltare da tutte le parti. Insomma, erano dei giochi carini, poi vabbè, oggigiorno, vabbè, i bambini di adesso probabilmente li troverebbero anche noiosi. Però secondo me chi ha la mia età, quindi comunque era bambino negli anni 80 e negli anni 90, non può che appunto provare tanta nostalgia per i giochi di una volta, che appunto erano capaci, cioè praticamente non avevano niente di tecnologico, però insomma erano veramente strepitosi. E detto questo, concludo il video e spero che vi sia piaciuto.